Ciao a tutti ragazzi! Allora, come potete immaginare, sfrutto ancora questa occasione dello stiro e della miro per fare due chiacchiere con voi, far passare quest'oretta prima di dovermi recare alla festa della società sportiva di mia moglie, così, dove praticamente una sorta di Grazia Matix, è una sorta di festa mista, cioè sia per bambini che per anziani, cioè, quindi per me, nel senso che c'è una gara nazionale di bocce notturna, quindi con gente che arriva da tutta l'Italia, e nel frattempo, figa, la baby dance. Marco, puoi dire ai grilli di stare muti? Non sono grilli, sono cicale, ragazzi, ma come cazzo? Ma cittadini di merda, ma non conoscete la differenza, figa? Ma avete mai visto una cicala? Mannaggia la Madonna. Buon pomeriggio, Ricky. Bastardo, te sei in ferie. Bastardo. Bastardo. Figa, pensare che io tra un mese starò ancora lavorando. Zio Pera, mi viene male. Mi viene male. Quest'anno credo di aver fatto il record, cioè dal post-epifania, quindi dai primi di gennaio fino all'11 di agosto, anzi fino al 9, 9 sarà venerdì, sarà l'ultimo giorno di lavoro, dritto filato. Tu pensa che non ho ferie per niente, visto che ho un esame a novembre e devo tenermi i giorni, ok? Ma pensa quanto sarà bello quando andrai tu e potrai sfottere chi è lavorare. Sì, quello senz'altro, però ammetto anche che, ragazzi, la longa, la propria longa, cioè senza interruzioni, quest'anno, figa, la sto accusando particolarmente, forse anche a causa del fatto che, comunque, ridendo e scherzando, cioè gli anni passano anche per me, quindi magari sono anche un pochino meno energico, diciamo, se mai lo sono stato, tra l'altro non mi ricordo dove, vabbè, niente. Grazie a Paul Gross che si è iscritto anche lui, bravissimo. Vuoi fare Enzo? Sto piegando anch'io i vestiti, stammi vicino, bravo Marcone. Bene, bene, bene. Allora, di grosse novità a livello videoludico non ne ho, se non un paio di ragionamenti su Dave the Diver, che è il gioco che anche questa settimana, un po' a spizziche bocconi, ho portato avanti, seppur non tantissimo. Non ho idea di quanti capitoli siano, su quanti capitoli sia strutturato il gioco. Sono al secondo, ma sia il prologo che il capitolo 1 non sono durati poco. Quindi, comunque, di ore ne ho già macinate diverse. Grazie, Ale. Aspetta, ho una domanda per te. Pensi di portarti lo Steam Deck in vacanza? Credo proprio di sì. Non so bene per cosa, non so bene per chi, ma vorrei avere la possibilità di eventualmente avere anche l'opzione di una seconda console per poter fare degli acquisti sul posto. E quindi tornare indietro all'ultima volta, credo sia stata il 2016, quando per l'ultima volta sono andato in vacanza con la doppia console, cioè 3DS e Vita. Non sono sicurissimo sul fatto di essermi portato dietro anche Vita, ma conoscendomi credo di sì, perché si sa mai. Quest'anno lo potrei fare con la coppia, dopo, dal 2017 in poi, sempre solo Switch. Quest'anno potrei fare la combo. Vai Farenz, spingi cazzo, va bene Salvuccio. Vabbè, ma con la Vita non c'hai giocato ovviamente. Secondo me qualche volta ci ho anche giocato in ferie. Non chiedetemi a cosa, perché naturalmente non me lo ricordo, e non me lo ricordo anche perché ci ho giocato in generale veramente poco, in ferie, a casa, in giro, eccetera. Quindi non ricordo, ecco, di un momento specifico in cui, non lo so, ero a Cervia, ero in ferie, ero in vacanza, ero quindi lontano da casa,
e stavo giocando sulla vita a quel gioco lì. Per me è un periodo nel quale non ho giochi da giocare, ma sarebbe meglio dire che mi manca proprio la voglia. Esatto, accendo la console e dopo 10 minuti la spengo. Guarda Davide, no, non Davide, perché sei der spacchettatore, ho visto, avevo letto Davide la Barbera. In genere è... stavo per dire normale, ma non intendevo dire normale. Volevo dire che anche a me capita d'estate di avere meno voglia di videogiocare, però quest'anno con l'aumento dell'orario delle ore al lavoro, proprio sento tanto la necessità di giocare e purtroppo non gioco tanto quanto vorrei, quindi la voglia è sempre alta. Ti posso dire che magari in questo periodo, ma questo periodo che va avanti già da almeno 2-3 mesi, non ho per nulla voglia di giocare a dei titoli che mi impegnino particolarmente dal punto di vista sia della trama, ma soprattutto dal punto di vista dei controlli. Ecco perché sono mesi, appunto, come sapete, che sto giocando quasi esclusivamente a titoli indie su Switch. Credo che l'ultimo gioco un po' ciccioso sia stato proprio Death Stranding a febbraio-marzo. Devi trovarne uno che ti coinvolga tanto. Io mi sono ripreso la scimmia con Death Stranding, eccolo lì, con la Director's Cut, e sto giocando molto più spesso ultimamente. Sì, beh, certo, ovvio, però rimane comunque la solita convinzione mia che nel momento in cui non hai tutta questa gran voglia di giocare, e non credo che tu il tempo che di solito dedichi ai videogiochi lo indirizzi verso, non lo so, guardare l'erba che cresce, guardare un muro che si scrosta, ma farai dell'altro che ti interessa fare, vai tranquillo, fai quello, la voglia di videogiocare tornerà automaticamente. Ciao Farez, non ti conosco praticamente, ma ti saluto lo stesso, buono stiro, grazie mille alla Fenice. Vorrei acquistare ma Master Collection di Metal Gear, ma 30 eurini, che bella argomentazione. Bella affare, eccolo lì Davide, hai visto? Sapevo che saresti arrivato, non ti smentisci mai, bravo. E grazie a Nick che sei iscritto. Welcome. Eccolo lì. Ah, porca troia, mi fa male il collo. Ah, sexy. Ma andiamo avanti. Ecco, stavo dicendo prima di fare questa piccola chiosa che per quanto poco io sia riuscito ad andare avanti questa settimana, purtroppo come avete visto avevo in canna già delle live a partire da lunedì con Crusca e poi non sono riuscito a farla e non sono riuscito a farla tutta la settimana. La settimana prossima sarà ancora più incasinata perché non avrò la macchina che sarà dal meccanico per una riparazione e quindi sarò legato a un collega per potermi spostare avanti e indietro dall'ufficio, quindi vediamo cosa riesco a fare, ragazzi. Sono un po' nella merda, però era un controllo, una riparazione che dovevo fare per forza prima di andare per le ferie, quindi vabbè, questa settimana qua so cazzi e so soldi. Lunedì parto per lavorare in un villaggio vacanze durante la stagione estiva, quindi mi sa che mi connetterò meno spesso. Beh, figa, complimenti, mi raccomando, portati i goldoni perché ti serviranno. Torna a casa a piedi così fai la live pizza. Non sarebbe una brutta idea se non per il fatto che lavoro a più di 20 km da Cremona più o meno. Quindi, no, è 18, quindi mi viene un po' lunga, sai com'è. Ok, comunque complimenti per la tua avventura da e bocca al lupo per la tua avventura da animatore, bravo. È maratona o cazzo. Bene. Amò, stavo dicendo che nonostante questa settimana abbia giocato poco causa problemi di varia natura e orari del cazzo,
Sono andato un po' avanti con Dave the Diver, che continuo a reputare un titolo molto piacevole, molto masticabile, molto carino da vedere e carino da giocare, ma che continuandolo a giocare ha dimostrato una non una problematica, ma sta dimostrando una connotazione che personalmente non credevo mi interessasse più di tanto, un, chiamiamolo pure difetto se vogliamo, che in genere non mi ha mai interessato più di tanto e che non so perché in questa volta particolare, con questo gioco particolare, invece mi sta sopra il cazzo. Sto parlando del fatto che più vai avanti nel gioco, più diciamo il tuo equipaggiamento migliora, meno il gioco risulta portatile. Cosa vuol dire? Che più tu migliori il tuo, appunto, la tua muta, la tua, le tue bombole, quindi più puoi esplorare ad ogni ad ogni immersione, più ovviamente queste immersioni durano parecchio, durano tanto, a parer mio durano troppo, perché ormai sono arrivato ad un punto in cui è vero che il gioco ti invita ad esplorare, ti invita a raccogliere tanti oggetti che ti servono per delle missioni, che a loro volta, una volta terminate, ti daranno dei bonus o dei soldi per poter migliorarti ulteriormente, eccetera. Ma tutte queste immersioni cominciano a diventare molto lunghe, perché ognuna delle quali mi può durare proprio tranquillamente mezz'ora, 40 minuti. E ogni giorno, come sappiamo, è scandito da immersione alla mattina, immersione al pomeriggio, immersione opzionale alla sera più ristorante. Quindi capite che far passare un giorno giocando due ore buone non è poco, non è poco. Bello pulire il bagno intanto che fare stira, mi fa sentire meno stronzo. Sì, ti fa sentire meno stronzo, però lo stronzo lo stai toccando tu, attenzione. Salve stiratori del sabato, ciao per Schiotto. Ah, ma figa, è probabile che saremo anche stiratori della domenica, perché la roba da stirare è una quantità veramente colossale. E io, anzi, vi chiedo la cortesia, verso le 6:25 fatemi un fischio, perché devo staccare, cominciare a lavare questo corpo meraviglioso e uscire per tornare dalle donne. Quindi molto poco mordi e fuggi da quel che sento. Esatto, cioè non è che sia un grosso problema, diciamo, interrompere una missione perché devi uscire di casa, metti lo switch in standby e via. Non è un grosso problema, però ti taglia quell'esperienza, diciamo, che stai vivendo. Magari ti dimentichi alla volta dopo di dover recuperare magari quel pesce, recuperare quella conchiglia, andare a cercare quella determinata cosa. Oddio, gli obiettivi principali, per carità, basta mettere in pausa e te li rileggi, quello non è un problema. Tutto sommato, tutte le attività secondarie, che tra l'altro continuano ad aumentare, perché più si va avanti più il gioco ti offre nuove possibilità, insomma le cose da fare sono tante, le cose da tenere d'occhio, sott'occhio, sono altrettante. Vabbè, andiamo. Buonasera Sammy Marconi, buonasera a te. Quindi è un gioco che consiglio? Assolutamente sì, è un gioco che comunque mi sta continuando a divertire, che mi sta continuando a piacere. Questa unica connotazione negativa per me
che ho evidenziato oggi a distanza di non so ancora quante ore di gioco io ci abbia speso su, proprio perché lo Switch continua a dirmi che ci ho cominciato a giocare 7 giorni fa, quindi devo aspettare altri 3 giorni per sapere questo mistero, per sapere questa, per avere questa risposta. Tuttavia, dicevo, nonostante questa piccola connotazione negativa di cui vi ho parlato ora, è un gioco che continua a divertirmi, è un gioco che consiglio, che consiglierei. Questa settimana ha cominciato anche Thomas a giocarci, però sappiate che è andato incontro a un gioco fatto così. Ciao Luciana, vado a prendere pesci con Depth Diver mentre Farenz stira in modo divino. Ti ringrazio, ma ti faccio notare come il cerchio si chiude. Vado a prendere pesci con Dave the Diver mentre Farenz stira in modo divino parlando di Dave the Diver. E non fate battute sul prendere pesci. Domanda off topic. Siccome sto rigiocando Liberty City Stories, figa fresco, per PSP, volevo chiederti quale hai preferito tra Vice City Stories e Liberty City Stories. Vabbè, questo è piuttosto semplice come risposta e ti dico Vice City Stories, semplicemente perché ho amato Vice City non solo per la storia, la colonna sonora, ma anche per il setting. Quindi ritornare a Vice City, seppur su un titolo possiamo pur dire secondario, perché bello quanto volete, ma faccio molta fatica a considerare tutti i vari Liberty City Stories, GTA Vice City Stories, Chinatown Wars, diciamo tutti gli episodi portatili, ecco, come dei veri e propri capitoli ufficiali, diciamo. Vabbè, comunque, cioè, prima di fare la live, mando un messaggio alla Erika e le dico: Erika, dov'è che hai messo il come si chiama, quel bicchiere che uso per riempire il ferro da stiro? Perché questa settimana io mi ricordo che giravo per casa, non so, cercando cosa, e ho trovato quel cazzo di bicchiere. Ho detto: ma che cazzo ci fa qua? Io non l'ho mai messo qui, ma guarda se c'è un posto più... Ecco, parlandone mi è venuto in mente. Bacca Dio che rabbia! Eccolo! Zio porco! Eccolo qua. Questo. Dovevo prendere un cazzo di shampoo che era finito, un bagno schiuma, che l'è, e mi ritrovo dentro l'armadio questo coso qui. Ho detto: figa, ma chi cazzo ce l'ha messo? Non credo le bambine. L'ha messo la Erika, ok? Perfetto. Questo è lì. Dimentico che è lì, dentro sto figa di armadio. Oggi devo stirare, dico: dove porco Diaz è? Non lo trovo. Mando un messaggio alla Erika mezz'ora fa, mi risponde ora: non lo so. Perfetto. Vai, lasciamo perdere. Capisco, quindi mini sessioni poco soddisfacenti. No, non ho detto quello, assolutamente. Ho detto che le sessioni non sono mini sessioni, sono sessioni piuttosto prolungate, e che spezzandole, secondo me, ti perdi un po', rischi di perderti un po' il bello o il filo di ciò che c'è da fare. Alzheimer precoce, esatto. Esattamente. Ecco perché crepiamo prima delle donne. Ci fa, madonna, quanta verità. Bella Marco, che bello rivederti in live. Oh, finalmente, ciao Marcone. Finalmente, ci volevano le ferie, ci voleva il sabato, anche il sabato pomeriggio in genere non è mio territorio, ecco. Va bene, va bene, tutto bene, andiamo. Questo qua, mamma come ho stirato male, mamma mia, ma va bene così. Però figa, a questo punto vuoi vedere che non ha messo lì anche il coso?
Ma certo, figa. Ma certo. Vabbè. Andiamo avanti. Mi pare che in maniera assolutamente prevedibile, anche questa settimana non sia avvenuto nulla a livello di come si dice, a livello di mercato videoludico e o a livello di news, quindi direi che possiamo anche parlare di tutt'altro tranne i videogiochi. Ti capita mai che ti dica la cosa che cerchi l'ho messa al suo posto, e quale sarebbe il suo posto non lo so, e ovviamente non è dove l'hai lasciato né al suo posto? No, non siamo così rimbambiti. Direi proprio di no. No. Ieri sera grande reunion di per una pizzata con due miei ex compagni del liceo, gli unici due con cui mi frequento ancora, diciamo, seppur ahimè molto sporadicamente, in genere quelle 3-4 volte l'anno usciamo, e essendo uno dei due un ex amante della musica dance, quando sono andato due settimane fa al concerto di Gigi D'Agostino ho fatto un video sull'Amour Toujours e gliel'ho mandato, e lui si è messo a piangere di commozione, no? E ho detto sì, vabbè, dai, figa, piangi di commozione, però vediamo anche di trovarci, anche perché Laughing and Joking era un anno che non ci vedevamo. Ci siamo visti proprio ai primi di agosto dell'anno scorso, quindi quasi un anno. E allora ieri sera abbiamo fatto questa reunion. Ciao Marco Tour, abbiamo fatto questa reunion con pizza. Pizza, tra l'altro, non so se mai, vi è mai capitato, praticamente siamo andati ad una pizzeria un po' fuori Cremona che secondo me 1-2 anni fa ha cambiato sede, si è spostata da un paese vicino a Cremona a uno leggermente più lontano, no? Ma vi parlo di 10 chilometri, insomma, molto vicino comunque. Quando andavo alla vecchia sede, diciamo, la pizza era sempre buonissima. L'ho mangiata ieri sera e attenzione, qualche timore in merito l'avevo, perché quando ci sono questi spostamenti qua infatti avevo ragione. Per questi amici c'è quello con l'astuccio della brioche? No. Ebbene no. Giovanna Abra. Oh Roby, oi boh, figa, ma va che si vede il farenzone che ci fa su questi lidi. Ti seguo dei tempi della roda. Ecco, la roda, non la roda, la roda, che vuol dire la ruota in dialetto cremonese, è proprio la pizzeria di cui vi ho parlato. Tra l'altro, anche lì, però lì non è colpa della pizzeria, ma dei miei due amici un po' stronzi. Allora, prendiamo la pizza, ordiniamo la pizza. Io prendo una pizza normale, un altro prende una pizza che si chiama vegana, nonostante lui non sia vegano, ma gli interessavano, diciamo, i gusti, il condimento di quella pizza lì, ovviamente fatto di verdure, solo verdure, e l'altro mio amico prende la pizza a 8, che è sostanzialmente una pizza fatta a forma di infinito, diciamo, quindi con una parte era con gorgonzola e non mi ricordo cosa, l'altra ad un altro gusto. Bene, figa, arrivano ste pizze, la mia pizza normale, al tagliere, che solo alcuni di voi sanno cosa significa. Il mio amico che l'ha presa vegan, praticamente le hanno portato un sofficino, cioè la pizza piegata
a metà e non so perché. L'altro che prende la pizza a 8 è una pizza normale, però schiacciata a metà come se fosse un cazzo di papillon, di farfallino. Vabbè, quindi non troppo entusiasti di questa loro scelta avventata, finiamo la pizza e dicono: ma sai che quasi quasi ne mangiamo un'altra? E figa, se ne sono presi un'altra, divisa a metà, e non mi hanno chiesto un cazzo. Che volendo avrei mangiato anch'io un altro pezzo di pizza. Vabbè, poi, allora io sono andato avanti a bere delle birre che loro non bevevano, cioè che non stavano bevendo in quel momento. Poi il dolce io non l'ho preso e loro sì. Allora io mi sono preso l'amaro e l'hanno preso anche loro. Tre caffè, alla fine della fiera abbiamo fatto la romana, quindi l'ho preso un po' nel bel tavello e mi sono partiti 35 euro. Megoglioni per una pizza e dei dolci che non ho mangiato. Non male, non male. Ma non era malvagia la pizza, assolutamente. Solo che me la ricordavo più buona. Tutto lì. Me la ricordavo più buona quando andavo alla nella pizzeria precedente, diciamo. Sanno che non stai più facendo le leve vampiresche e ci tengono alla tua linea. Figa, ci terranno la mia linea, ma non ci tengono al mio portafogli, vacca madosca. Ma va bene, va bene. Okay. Porti sfiga, entro in live e mi chiamano in reperibilità, grazie. Eh sì, così impari. Cioè, figa, mi chiamano in repe. Che gioco avresti comprato con 35 euro? Che giochi avrei comprato con 35 euro? Perché con 35 euro ormai credo di potermi comprare almeno 3-4 giochi sull'eShop che ho nella wishlist. Comunque, bella domanda. Che giochi avresti comprato con 35? Oh, andiamo avanti. Bene. Bene. Oh, io ho un problema, non riesco più a giocare sulla tele. Ormai solo in portatile, Switch, e non mi manca la roba su fisso, Anzi, ma beato te, Roby, perché io per esempio con Dave the Diver, ecco, altro difetto del gioco, figlio di un difetto mio, purtroppo quando gioco in portatile non ci vedo un cazzo. Non ci vedo un cazzo perché molte cose sono piccole, magari quelle sul fondale da recuperare, e proprio non le vedo. Ci sono tante scrittine così, quindi allora in portatile ci gioco, ma se proprio devo preferisco dare precedenza, ma è sempre stato così, preferisco dare precedenza al televisore. Madonna, quanta vecchiaia in un uomo solo. Sarà anche vecchiaia, però porco Diaz, non ci vedo un cazzo con quel gioco lì. Ok. Essendo la parte migliore del gioco, passerei tutto il tempo a fare quelle. Le immersioni, credo. Diceva Luciana. Buonasera, mister. Io non riesco più a giocare a nulla, mi annoia tutto ultimamente e non capisco il perché. Ma ti annoia tutto ultimamente? Cioè, adesso ti voglio analizzare, porco Diaz. Ti annoia tutto ultimamente, nel senso di che cominci un gioco e ti annoia subito a livello di storia, a livello di gameplay? Spiegacelo e spiegaci quali sono, per esempio, gli ultimi giochi che hai cominciato e che hai interrotto per questo motivo. Buonasera mister, dicevo. Jack, idem. E sì che ne ho di giochi da giocare. Secondo me, ragazzi, un altro problema, oltre un naturale, normalissimo periodo di scazzo,
potrebbe anche essere il fatto che magari siete un po' troppo spesso abituati a giocare titoli appartenenti allo stesso genere, o comunque titoli piuttosto simili tra di loro. Cioè, figa, cercate di spaziare, porca troia, voi che potete. Ciao Jeffed, Dave the Blinder, ok? Mamma mia, con che arroganza stiro le robe dalla maglia. Ale? Ultimi giochi cominciati e lasciati sono stati il secondo God of War e Hogwarts Legacy. Sì, vabbè, figa, Marco Tour. Farei un tour solo per venire lì a farti cambiare nome perché non ne sei degno. Pezzo di merda. Figa, hai preso proprio due giochi, osti a Dio, che sono piuttosto, non dico noiosi, cioè, o meglio, Hogwarts Legacy l'ho giocato anch'io e l'ho abbandonato proprio perché mi sono rotto i coglioni. Ragnarok l'ho cominciato, l'ho abbandonato per altri motivi, ma memore del primo, non l'ho trovato un gioco divertente, quindi hai provato magari a direzionare la tua attenzione su dei giochi che magari sono meno esosi sia dal punto di vista dell'esplorazione, delle ore di gioco, delle cose da fare, le missioni secondarie, i collezionabili, l'host, la Madonna, i potenziamenti. Figa. Ciao Marco, ciao chat, ciao Havoc Point. Anche perché la trama di Hogwarts Legacy, per non parlare dei collezionabili infiniti. No, non è tanto quello, secondo me. E secondo me, tra l'altro, a livello di trama, è un gioco che ci sta assolutamente. Se visto, madonna, ha tirato uno sputo che avrebbe dissetato un'altra persona. Se visto nell'ottica di giocare ad un gioco in cui tu sei un cazzo di alunno, cioè io non ho trovato una grande differenza a livello, perlomeno diciamo, di struttura tra un Hogwarts Legacy e un Bully, per dire, no? Cioè, voi siete un cazzo di studente. Là ti facevi strada a suon di pugni e calci nelle palle. Qui, a colpi di magie. Madonna, quanta roba, zio porco. Ti ispira il nuovo Zelda? Sono curioso. Diciamo che non ho aspettative altissime, ma sono molto curioso di provarlo. A me Hogwarts Legacy non è dispiaciuto, mi ha rilassato. Ci sta. Peta. Sono... Allora girare per il castello è bello, il problema nasce quando sei fuori. Per me sì. Ciao. Cioè, secondo me per assurdo, se fosse stato un gioco Hogwarts Legacy ambientato esclusivamente ad Hogwarts, quindi più breve ma più concentrato, sarebbe stato un prodotto migliore. Ciao a tutti e tutte. Io ultimamente soffro molti giochi lunghi. Figa, ma va? Ad esempio, il DLC Elden Ring mi sta divertendo molto, ma mi sta precludendo magari di recuperare altri titoli nel poco tempo libero che ho. Perché... Marco, tu giocati anche tu... Figa, Davide, ostia Dio, ma cos'hai? Delle partecipazioni... Cioè, hai una percentuale sulle vendite a distanza di 15 anni di Liberty City Stories? Di Bully hai un buon ricordo? Ho un ricordo, diciamo, piacevole. Nel senso che l'ho giocato volentieri... non mi ha lasciato un ricordo così positivo come altri titoli di GTA. Per le prime 15 ore ho adorato Hogwarts. Una volta uscito dal castello mi ha ucciso di noia, come me. Inizialmente sono riuscito a finire un gioco, ma con Hogwarts Legacy non ci sono riuscito. Come me, uguale, identico. Concordo pienamente. Hogwarts Legacy crolla nel momento in cui vai fuori dal castello. Ma non è solo l'andare fuori dal castello, è andare fuori dal castello e avere da fare tante cose molto ripetitive che secondo me aggiungevano molto poco al gioco in sé.
Cioè, sarebbe stato, ripeto, un titolo secondo me più sarebbe stato un titolo migliore se si fosse focalizzato di più proprio su questa struttura da gioco ambientato in una scuola di magia. Nell'ultima live parlavi delle bimbe che si stanno appassionando a Switch, pensi di imporle dei limiti orari di gioco e o ne hai già dati? Allora, ne riparliamo tra un anno, Roby, nel senso che per ora non ho imposto nessun limite, nel senso che non possono giocarci, cioè mi devono chiedere il permesso per poter giocare con lo Switch. E io nel 99% dei casi dico di no, perché banalmente ci sono altre cose da fare in casa, banalmente ci sono non c'è tempo, banalmente voglio stare io davanti al televisore perché sono le 9 di sera e non c'ho voglia di fare altro, ok? Diciamo che ora come ora vige una democrazia piuttosto limitata. Un domani, e con domani intendo probabilmente l'anno prossimo, quindi quando teoricamente dovrei avere tra le mani Switch 2 e loro, e a loro lascerò lo Switch, forse, decido, lì sicuramente imporrò dei limiti. Sicuramente. Tra l'altro anche limiti piuttosto brevi, o meglio, limiti piuttosto marcati, sia dal punto di vista dell'orario, della quantità di tempo da poter dedicare ai videogiochi, sia ovviamente sulla tipologia di videogiochi, e in più anche se interessate entrambe a quell'oretta da dedicare ai videogiochi, giocano titoli in cui possono giocare entrambe contemporaneamente. Il problema sono anche le missioni, le tante chiacchiere, sono d'accordo. Più considerato sarebbe stato migliore, un po' come tutti gli open world degli ultimi 10 anni, giusto? Dobbiamo fare diagonale, il castello e campo di Quidditch, fine, ok? Che poi una delle cose migliori che potevi fare non l'hanno fatta, il Quidditch. Beh, ma scusate, ma non deve uscire adesso un gioco del Quidditch? Non so neanche se gli sviluppatori siano gli stessi o cosa, però io me l'aspettavo come... Cioè, il Quidditch in Harry Potter è talmente importante che il fatto che non l'abbiano messo mi ha fatto pensare immediatamente ad un potenziale DLC di Hogwarts Legacy, oppure ad un altro gioco, un Hogwarts Legacy 2 tra X anni, che sarà lo stesso identico gioco con in più qualche novità, tra cui il Quidditch. Ed evidentemente, come mi sta scrivendo Avok, non mi sbagliavo, hanno scelto appunto la prima strada. Io per ora un'ora al giorno massimo, abbastanza tranqui, massimo 5 giorni a settimana, anche troppo forse, ma ultimamente non ci gioca molto, vabbè, anche perché l'estate in genere è meno indicata per videogiocare. Anch'io d'estate da bambino giocavo meno. Tutto sommato no, io ora come ora sono a un'ora massimo, un'ora e mezza, ma solo il sabato o la domenica, ed era una o esclusiva. Ma cioè, se ci penso, dunque noi ci siamo visti al 15 di giugno per il raduno angolare a Cremona, data in cui ho ridato a Carmen Nintendo Sport che mi aveva prestato, che avevo dato alle bambine per farle giocare insieme. L'ultima volta che hanno giocato è stato probabilmente il weekend prima, è quasi un mese che non stanno toccando lo Switch. Avevano i diritti solo per citare il Quidditch, ok? Buonasera Nerdoni, di cosa si parla? Io vengo da una rilassante sessione a casa di Luigi 2 HD. Beh, ottimo, ottimo, ottimo gioco. Mi piacerebbe sapere, non mi piacerebbe rigiocarlo perché non sento la necessità di giocare, anzi di rigiocare un titolo di Luigi's Mansion, avendo giocato relativamente pochi anni fa al 3 su Switch. Tuttavia mi piacerebbe riprendere in mano il 2
solo per capire se grazie allo Switch si sia risolta, diciamo, l'unica problematica di quel gioco uscito tanti anni fa ormai sul 3DS, ovvero i controlli. Anche perché se no ci giocano più le figlie del papà. Certo che, ragazzi, vedere a 300 euro ancora lo Switch nel 2024 è assai. No, non è assai. È assolutamente normale per Nintendo ed è una politica che, come abbiamo visto, sta premiando Nintendo da questo punto di vista. Ragazzi, svegliatevi, non solo a livello di hardware ma soprattutto di software. Il far valere, nel senso di valore intrinseco di un gioco, tenendo alto il prezzo, è l'unica maniera per salvare sto figa di mondo, secondo me. Sta troppo passando l'idea che i giochi o debbano essere giocati gratuitamente o debbano essere acquistati, quando li trovi a 10 euro, ma, ed è un problema anche mio, se vogliamo, e oppure che oggi esce il gioco. Cioè, capite che è una cazzata l'idea di cercare di guadagnare di più o di rientrare nelle spese di sviluppo di un videogioco alzando il prezzo al day one di quel titolo, quando porco Diaz, comunque a distanza di 2 settimane lo trovi già a 50 euro e dopo 3 mesi lo trovi a 20-25. Cioè, fallo uscire anche a 150 euro, tanto la gente aspetta, l'abbiamo visto. Cioè, paradossalmente siamo in una situazione in cui più aspetti e meglio giochi e meno spendi. Cioè, è una cosa totalmente fuori di testa e che è tipica ormai di questo mondo videoludico malato, ma totalmente malato. Parlando di limiti, i tuoi te ne davano da piccolo sul tempo da passare sui videogiochi? Pensi sia una cosa negativa se le tue bimbe giocassero tanto quanto te alla loro età? Allora, vi spiego com'era la mia situazione da bambino. Io dal lunedì al sabato andavo a scuola, questo dalla prima elementare fino alla prima superiore, e andavo a scuola nel quartiere dove sono ritornato a vivere ora, dove abitava mia nonna, i miei lavoravano, quindi io, una volta finita la scuola, a mezzogiorno, alle 2, quell'ora che era, tornavo a piedi a casa di mia nonna. A casa di mia nonna non c'erano console, ok? Cosa vuol dire? Che io potevo videogiocare esclusivamente nel weekend. E nel weekend, in genere, mi massacravo, sia la mattina presto del sabato, perché già all'epoca comunque mi svegliavo per giocare. Ok, messaggio di mia mamma a proposito. E sia la domenica mattina, un po' dopo pranzo. Insomma, non avevo dei limiti veri e propri, però erano limiti. Non avevo limiti, ma il mio limite era non avere le console a disposizione tutta la settimana, ok? La sala giochi è arrivata dopo, figa, vi sto parlando di quando ero alle elementari. Poi, con il passare del tempo, arriviamo già ai miei 13 anni, quindi mi arriva il PC a casa e lì ho incominciato a sbragarmi la faccia. Soprattutto poi da quando, con la prima superiore, io sono tornato a vivere a casa dei miei praticamente tutta la settimana, no? Quindi avevo a disposizione il computer e le console e lì veramente facevo schifo al cazzo, in buona sostanza. Quindi lì hanno cominciato a stabilire delle regole sul quantitativo di ore da dedicare. Il problema era che era un limite spesso oltrepassato e ciò comportava la chiusura del computer. E la chiusura del computer era proprio una cazzo di chiave, una chiave che i miei giravano e estraevano tenendosela, che bloccava l'alimentazione del computer, quindi non potevo più accendere. Altri tempi, ragazzi, altri tempi. Le sale giochi poi ovviamente hanno rappresentato una parte importante della mia vita, però
avevo già ancora qualche anno in più, quindi quando sono cresciuto e quando cominciavo ad uscire. Quindi lì, che andassi in centro, che andassi a casa di qualcuno, che andassi in sala giochi, poco cambiava. È vero Marco, c'era anche quel dispositivo che se ti avvicinavi troppo alla TV questa si spegneva. No, questo non me lo ricordo minimamente. Ti ricordi la configurazione hardware del tuo primo PC? Certamente sì, era un 486 a 20 MHz con un pulsante turbo che lo portava a 33 MHz e non mi sono mai spiegato l'utilità di questa cosa, visto che io l'ho tenuto, me l'hanno regalato per il Natale del 94 e l'ho cambiato nel giugno del 2000, quindi mi è durato 6 anni col 486 e non ho mai tenuto attivata la modalità a 20 MHz, ho sempre tenuto la 33. Non so il perché l'abbiano pensata, sicuramente c'era un motivo, ma non l'ho mai saputo. E tra l'altro, quando mi è arrivato quel computer, poi che è durato appunto 6 anni, nel corso degli anni sono approdate diverse aggiunte dal punto di vista hardware. Innanzitutto mi ricordo di aver espanso la memoria perché avevo il disco fisso pieno di giochi pirata. Poi è arrivato nel 96, me lo ricordo, il lettore CD, che è stato il primo dispositivo in casa mia che leggeva i CD musicali e che io principalmente utilizzavo per ascoltare musica. Attenzione. Dopodiché ho comprato la scheda audio, una bella Sound Blaster. Il pulsante turbo aveva la funzione contraria, cioè tenere i megahertz più bassi per i giochi vecchi, che come cazzo fai a definire giochi vecchi che stavano nascendo in quel periodo? E comunque di giochi vecchi, che comunque non riesco ad individuare, che andavano troppo velocemente, io non ne ricordo minimamente. Marco, ma stavamo iniziando in quel periodo. Appunto, esatto. I giochi usciti negli anni precedenti, pensati per i 386 e 286. Oh, non... Credo di averne giocati, ma di non aver mai avuto quel problema lì della velocità sovrannaturale. E tra l'altro ricordo anche che nel 96, quando ho comprato il lettore CD da inserire nel case del computer, da lì in poi ho smesso di comprare le musicassette e compravo tutta la mia musica la compravo su CD. Al punto tale che ci sono, da quell'anno lì, dal 96 al 2000, la maggior parte dei soldi che guadagnavo da paghette, compleanni e roba varia finivano in musica. Sono stati gli anni in cui ho comprato più musica che tutto il resto, ecco. Poi col 2000 ho cambiato e ho comprato un Pentium 3, potrei dire, e col Pentium è arrivata la connessione internet, e con la connessione internet potete immaginare di conseguenza cosa sia arrivato e perché non abbia più acquistato CD musicali, se non Vergine, ecco. A cosa giocavi nel Paleolitico? Vabbè. Quando in musica era veramente musica, ma va a cagare. Era quello il periodo della tua dipendenza da The Sims? The Sims è stato uno dei primi giochi che ho scaricato illegalmente, ahimè, Napster, non mi ricordo, giocati sul nuovo computer del 2000. K ovviamente, certo. No, Winamax è arrivato dopo, Emule anche quello è arrivato ben dopo. Quanti album CD d'Elite Fiba hai? Adesso ti faccio l'elenco, vado a memoria.
Desaparecido, 17 re, sogno ribelle, pirata, la tetralogia degli elementi più infinito, Viva Litfiba 1 e 2 e Viva Litfiba Live, poi cosa, ne sto dimenticando altri di più vecchi, Litfiba 3. Sei team CD o vinile o non te ne frega niente? No, diciamo che non sono né uno né l'altro, cioè vinili io non ne ho mai comprati, perché comunque quando ho cominciato ad avere il potere d'acquisto il CD era già, il vinile era già morto, diciamo, come idea. Non ho mai apprezzato più di tanto tutto quello che c'è dietro al mondo del vinile, cioè tiralo fuori, toccandolo coi guanti, mettilo sulla puntina, quel... mi fa cagare. Quindi io ho sempre parteggiato per il digitale. Da giovane avevi un budget mensile per i videogiochi? No, da giovane avevo la paghetta settimanale, specialmente da quando ho cominciato a uscire al sabato sera, che avevo 13-14 anni più o meno. E quindi dovevo gestirmi quella, sia dal punto di vista delle uscite, quindi eventualmente dal panino da mangiare a sabato sera con gli altri, cinema, o videogiochi, musica, eccetera. Lo comprasti il singolo Liga Giova Pelù? Certo, ce l'ho. E non avevo più soldi che andarmi in beneficenza? Certo, estate 1999. Sapete perché me lo ricordo? Perché... fu l'anno in cui terminai la mia quarta superiore e quell'anno lì decisero di, a livello proprio italiano, di far cominciare la questione dello stage formativo, quello che ti avrebbe dato dei punti in più per la votazione finale alla fine della quinta, no? E io finii nella redazione di uno dei quotidiani qua di Cremona, quotidiano che tra l'altro non so nemmeno se esiste ancora, non me lo ricordo, e alla fine di quello stage, che durò un mesetto, non mi ricordo, non venimmo pagati, ma ci diedero un buono di 100.000 lire da poter spendere in un negozio di musica, che quello sicuramente non c'è più, qua a Cremona, e con quelle 100.000 lire lì comprai Nine Lives degli Aerosmith, la colonna sonora di Armageddon e, attenzione attenzione, la videocassetta originale del Titanic. Esatto, comprai queste tre cose e, visto che non bastarono i soldi, il buono, comprai di tasca mia il Liga Giova Pelù. Sempre 1999. Ciao Farenz, ciao Master Baku. Lo scorso mese ho trovato in dei negozi fisici delle buone offerte, a mio parere, su The Last of Us 1 Remake e The Last of Us 2 Remastered per PS5, presi rispettivamente a 44, figa, e 33 euro. Le ho presi perché The Last of Us 2 Remastered, è uscito una remastered di The Last of Us 2, colpo di coda, figa, ho dimenticato colpo di coda, croce delizia, gli album live, colpo di coda è il mio album preferito degli FIBA. Secondo te sono un buon prezzo considerando che ci sono ancora le versioni precedenti? Ma io non mi ricordavo della versione PS5 di The Last of Us 2. Sono le 18:18, che ora devi staccare? Ostia, bravo, tra 10 minuti. Ci stavamo le puntate di Dawson's Creek, Smallville, eccetera, sì. Secondo te le console continueranno ad essere rilevanti ancora per molto? Credo di sì. Mediterraneo Inferno è il gioco dell'anno dell'Italian Video Game Award. Non ho... Esatto, mi cascano non solo le balle ma anche i cosi. Vabbè. All'epoca di Titanic anche la tua... cos'è? Le tue compagne di scuola volevano farsi ingravidare da DiCaprio, alcune sì.
Sì, ma ci credo che io pensavo. Sì, ma ci credo, è che io pensavo fosse solo una cosa statunitense. La tua eterosessualità vacillò parecchio. No, non è che vacillò parecchio, è che semplicemente era perché mi era piaciuto tanto. È probabilmente il primo colossal, per utilizzare questo termine, realizzato da quando sono nato io, diciamo. E comunque non hai ancora risposto alla domanda, dosano o pesi? Figa, ma pesi tutta la vita? Ma che domande sono? Cioè, Dawson non aveva niente, secondo me, di interessante. Zero. Ma al massimo Joy o Jen? Vabbè, io ho risposto alla domanda perché sono una persona educata. Joy o Jen? Anche in quel caso lì direi Jen. Joy mi stava abbastanza sui coglioni. Tra l'altro il prade di Dawson era Flash. Figa, ma va? Tra l'altro, il padre di Dawson era Flash e non so se vi ricordate che la mamma di Dawson era puttana. Esattamente come i giochi, per quanto mi riguarda, deve finire nell'immondizia. Wanna wanna way. Ecco, vedete, mi avete fatto sconcentrare e tra le mani ho una maglia della Erika che ho stirato male e le dirò, cara Erika, è colpa della Luciana. La madre di Dawson aveva il potere migliore, cioè la morte più ingloriosa della serie TV è quella di Mitch. Sì, è abbastanza, innanzitutto spoiler, secondariamente l'hanno fatto morire proprio da stronzo. Non so se l'idea fosse quella di fare, non farmi odiare da Erika, le dirò anche, Luciana ha detto di non farti odiare, di far sì che io non vabbè, capito, Erika con la K, giusto per farla incazzare ulteriormente, vero, ricordo perfettamente la mamma, la madre, ok. Per non parlare della morte di Marissa in D.O.C. Mai visto una puntata di Marissa. Di D.O.C. Comunque, cambiamo argomento. Anzi, tra 5 minuti vi saluto. Perché state veramente sconfinando nello spoiler più becero. Quando eri single o vivevi coi tuoi, stiravi tu la tua roba? Assolutamente no. Ho cominciato a stirare da quando convivo. Non hai visto Dio sì, piango. No, Luciana, quando è uscito O sì, avevo altri hobby, diciamo, avevo altri interessi. Per me O sì era solo orco cazzo. Vabbè. Ecco, visto che siamo venuti a parlare di serie e visto che adesso devo staccare, vi chiedo se pensavi solo alla fessa, che fesso che sei, se domani, come credo, vista la quantità enorme di roba ancora da stirare, ci dovessimo ribeccare, cosa non facilissima perché domani prevedono brutto tempo. Quindi la Erika dovrà fare Wonder Woman e stirare lei, quindi non... Vabbè, comunque, se ci dovessimo vedere, ho bisogno di vostri consigli riguardo serie da vedere. Perché dopo l'ultima che ho visto è stata Fallout e non mi è più venuta voglia di ricominciare una serie nuova. E sono in un periodo di totale limbo in cui quando ho tempo, diciamo magari la mattina mentre faccio colazione o sono sul Trono di Spade, l'unica cosa che faccio è guardare su YouTube puntate a caso tipo del Basement, tipo di Giacomo Poretti,
degli Slim Dogs, insomma queste robe qua, no? Jack Nobile, va bene così, per carità di Dio, però magari se mi potete consigliare qualcosa non mi dispiace. Non, ho detto la prossima volta, Cristo, perché sennò non mi ricordo. Ho una lista con il tuo nome, ok? Credo che assomiglia a quella della Erika con il tuo. The Boys aspetto che finisca, che finiscano di pubblicarli. Ti consiglio parecchio The Expanse, è una bellissima serie TV fantascientifica ambientata nel futuro, è su Prime Video, mai sentita. C'entra poco, ma Belve può interessarti, intendi il programma della Fagnani, le ho già viste tutte. Tintoria, miglior podcast dell'Eurozona, non sono minimamente d'accordo. Ma proprio sono totalmente in disaccordo. E più li guardo, più li trovo meno divertenti. L'unica cosa che si salva è, sono le puntate con degli ospiti, come dire, di un certo livello. Perché per il resto non... Guardati le live ricaricate dall'angolo di Farenz, è davvero bravo. A livello di piattaforme streaming hai solo Netflix e Prime? Sì, adesso sì. Ciao, puoi salutare mia nonna Carmelina che ci guarda da lassù? Ciao nonna Carmelina. Secondo me con quel nome lì, da giovane, era una che ci sapeva fare. Che Belva ti senti? Sì, mi sento stronzo, puoi essere considerato uno stronzo di Belva. Bene, a questo punto ragazzi sono 18:29, avete ancora un minuto di me e poi vado. Ok, domani live a che ore? Se la faccio la farò ancora più o meno a questo orario qua, magari... Oggi l'ho fatta proprio così, ad cazzum, nel senso che non ho avvertito, non ho detto niente, magari da domani, domani la segnalo prima, ok? Va bene, dai ragazzi, stacco, vi ringrazio, vi auguro una buona serata, se ci vediamo anche domani, bene, se no vi auguro comunque nel complesso buon weekend. Ciao a tutti, divertitevi e viva la birra!